Bentornati nella sala giochi di 80 Voglia di Arcade, Ace, Player One qui al microfono a tenervi compagnia anche per quest'oggi, Ezio, molto più semplicemente Ezio, e pronti con le 200 lire? Dai che oggi vi porto nel 1987. Prima però, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube, se il video vi piace mettete un mi piace, commentatelo e venite poi a cliccare anche sulla campanella, così almeno sarete sempre informati quando pubblichiamo un nuovo video su YouTube. Ci sono poi i nostri social, ci trovate sia su Twitter, sia su Instagram, sia su TikTok, perché siamo giovani dentro e ci siamo fatti anche il canale TikTok. Su questi tre social trovate anche una rubrichetta che su YouTube invece trovate negli shorts, che è un video in 45 secondi, dove con qualche battutina e facendo un po' i simpatici, vi facciamo conoscere il videogioco che andiamo a recensire e di cui poi facciamo una partita e con cui facciamo una partita che però dura 8-9 minuti, lo sapete bene. Tutti pronti? Avete portato le 200 lire? Dai che oggi andiamo a giocare con Shinobi nel 1987, pubblicato da Sega, ragazzi, mica da Bao Bao Micio Micio. Indovinate un po' qual è la mission del gioco? Indovinate. Ci hanno rapito qualcuno. Ecco, io ho usato subito la magia. Attack! Allora, come vedete in basso a sinistra ci sono quattro bimbi, di cui eccone qua uno, e noi per ogni livello dobbiamo andare a liberare tutti i bimbi rapiti. Si divideva in cinque livelli, con più quadri, diciamo. Ci sono anche due o più piani, in questo caso solo due. E ogni fine livello aveva un cattivo che andavamo a sconfiggere. Una cosa particolare: se al quinto livello finivate tutte le vite, non vi dava la possibilità di continuare. Tutti gli altri livelli sì, il quinto livello non vi faceva continuare. Buoni buoni, che questo ci ha tirato una palla di fuoco. 5000 punti. Avevate una sola magia per livello e ovviamente la magia uccideva tutti all'istante, tutti quelli che c'erano nel quadro. Ecco, ho fatto il cretino e non ho visto quello seduto. Li uccideva all'istante, mentre semplicemente indeboliva il boss finale, non uccidendolo del tutto, ovviamente. Ogni boss finale aveva un punto debole, se non ricordo male. Aspetta che qui dobbiamo evitare di farci prendere. Le stellette, come vedete, sono infinite. Questo, ragazzi, era un giocone, eh? Era veramente un giocone. Eccolo qua, abbiamo preso bene il tempo. Anche qui, ragazzi, solo due cose potevate fare: saltare e sparare. Non c'era di più. Non potevate fare di più. Non potevate fare di più. Però cambiava, guardate, la magia che potevate fare. Prima c'era il tifone e qui invece c'era... porca miseria. Aspetta che continuiamo, eh. Come vedete... Ho sbagliato tasto. Questo, scusate. Dicevo, come vedete, il boss ha un cappellino che vi fa capire che il punto debole dove potete colpirlo è proprio il cappellino. Ecco, se magari evitiamo di farci prendere dal... Vabbè. Ho sbagliato, ragazzi. Non me lo ricordo più. Vediamo, da 5 gliene togliamo... beh, ragazzi, le abbiamo tolte, eh. Ma queste cose... Queste cose da evitare sono toste, eh? Evitare sono toste queste, eh? Eccolo qua. Dovevate prendere bene il tempo di quando lanciare lo shuriken, perché ovviamente se saltavate... Oh, il bonus stage, aspetta, qui dovevate prendere tutti i ninja prima che arrivassero a prendervi e che arrivassero sul vostro piano, diciamo. E uno è arrivato. Madonna mia, guarda, lo sapevo, per uno. Per uno. E vabbè. Seconda missione, secondo livello. Qui c'è un elicottero come boss finale. Vedete che in basso a destra adesso abbiamo un lampo, che è la magia di questo livello, che è diversa dalle magie che
avevamo al primo livello. Adesso c'è... Ce la facciamo andare di qua? Sì. Il maledetto è sdraiato e da sdraiato mi ci devo avvicinare. Liberiamo questo. Ecco, a posto. Allora, la vita si perdeva se vi sparavano. Se andavate incontro a qualcuno e nessuno dei due cercava di sparare, allora non perdevate la vita, ma venivate semplicemente allontanati. Secondo quadro del secondo livello. Il ninja maledetto che scompare. Eccolo qua. Qui per esempio non abbiamo più il lampo, ma abbiamo un tizio con una spada. Aspetta e continuiamo, dopodiché volevo arrivare almeno al secondo boss e farvi vedere l'elicottero. Ragazzi, questo gioco era bellissimo. Cioè, io veramente ci ho passato tanti pomeriggi. Questo è il seguito, perché poi fecero il seguito, che si chiamava Shadow Dancer, ed era quello sempre col ninja, che però aveva come compagno il cane bianco. Non so se ve lo ricordate. Bellissimo quel cane, eh. Mi sa che l'elicottero non ve lo faccio vedere se continuo così, eh. No, non ve lo faccio vedere l'elicottero, perché ho riperso proprio malamente. Perché io voglio anche raccontarvi le due cose, ma... o ve le racconto o gioco. Ho scoperto questo, non so più fare due cose contemporaneamente. Come tutti gli uomini, dirà qualche donna. Qui mi pare che abbiamo preso tutti. Sì, abbiamo preso tutti. Ah, dobbiamo andare su. Benissimo, andiamo su. E lo sapevo che arrivavano anche da dietro i bastardi. Lo sapevo che arrivavano anche da dietro i bastardi. E si ricomincia da capo. Sa che l'elicottero non ve lo faccio vedere. Comunque, fidatevi. Il boss del secondo livello era un elicottero che era prendibile solamente dalla calandra, perché era l'unico punto debole, era la calandra frontale. Oh, ok. Volevo farvi vedere anche questa magia, guarda, già che ci siamo ve la faccio vedere. Eccola qua. Questo ninjutsu maledetto, eh? Ecco un'altra creatura rapita. E l'ultima creatura rapita. Oh, eccoci qua. Terzo livello. Terzo quadro, secondo livello. Ok, questo era dove bisognava saltare sui piloni maledetti e non ci coglievo mai, e c'erano i sub che uscivano fuori. Lo sapevo. Mamma mia, questa era una spadata assurda in testa. Abbiamo anche qui il tifone come magia. A posto, siamo morti. Niente, io mi fermerei qui, tanto il gioco è tutto uguale, lo sapete, l'avete visto. Raccontateci un po' quello che vi ricorda questo gioco, se ci giocavate, se giocavate insieme, raccontatecelo perché ci fa sempre piacere. Scriveteci un commento, seguiteci sul nostro canale YouTube, mettete iscriviti, cliccate sulla campanella, così almeno sarete sempre avvisati quando mettiamo qualche video nuovo. Di solito lo facciamo il lunedì e il giovedì, quando non ci riusciamo lo facciamo o il lunedì o il giovedì, però cerchiamo di postare almeno ogni settimana. Passate a trovarci anche sui nostri social, che sono il canale di Instagram, di Twitter e di TikTok, dove ci trovate con il nome sempre di 80 Voglia di Arcade. Su questi social trovate anche una rubrichetta che si chiama un gioco in 45 secondi, dove con veramente 45 secondi vi raccontiamo un pochino il gioco e vi facciamo anche fare qualche risata, perché la prendiamo un po' a ridere, ecco. Vi aspettiamo, dai, portate le 200 lire per la prossima settimana, ci troverete sempre qui, giocheremo a tanti altri fantastici giochi anni 80. Vi aspettiamo. Buona serata, buongiorno, buonanotte, come volete. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima settimana.